Cari amici, eccoci vicini qua di e nuovo. Lontani. Stavolta hai detto te. Nunzio Filogamo di Docet. Ecco, Docet. Ciao a tutti. 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 Siamo qui riuniti stasera per la seconda stoccata, come qualcuno mi ha suggerito qualche giorno fa. E non per ascoltare le cazzate che ha detto un certo signor Renzi. Matteo Renzi alla Camera stamattina. Allora, volevo riproporre e ampliare un discorso che avevamo iniziato la settimana scorsa a proposito delle motivazioni per cui noi abbiamo appunto presentato una denuncia della settimana scorsa contro Giorgio King George di Savoia e il signor Silvio Berlusconi. E perché? Perché non erano state sviscerate tutte quante le valenze negative del comportamento criminale che avevano tenuto queste persone. E cioè, e soprattutto, non tanto fatti addebitabili a loro, diciamo, come persone o a loro come agenti e, diciamo, in azione, quindi il loro personale comportamento, ma il fatto che in una cosiddetta repubblica e democrazia sia la stessa diciamo carta magna che decide cosa è giusto e cosa non è giusto, che sia stata fin dall'inizio redatta in modo così poco coerente e soprattutto poco legittimo, poco legale, poco di diritto. E vengo al dunque. Allora, c'è l'articolo 3 che tutti, di cui tutti si riempiono la bocca e tutti dicono vabbè, ma insomma l'articolo 3 è l'articolo 3. Però mi sa che la gente per la maggior parte si firma all'articolo 3, mentre gli articoli sono 138. Allora, che succede? Ma cioè, molto se sanno che esiste una Costituzione. E allora, qualora sapessero che esiste una Costituzione, sanno che cosa significa storicamente la parola Costituzione, certo, che è ancora più importante. Certo. Allora, senza entrare troppo nel dettaglio, perché sennò siamo ore e abbiamo pochi minuti, però vale la pena di dire che esiste anche un articolo 48 e un articolo 90. Allora, che cosa dice l'articolo 48? Sono tutti elettori e poi omissis tutti e tre i capoversi, finché dice: il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. E quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto è l'articolo 90, che dice che praticamente il Presidente della Repubblica è un irresponsabile patentato, nel senso che può fare quello che cazzo gli pare e nessuno gli può dire niente. Allora, a me una cosa del genere confligge molto con tutta la mia natura. Ma non è tanto quello, confligge sostanzialmente col principio stesso del diritto, di autorità e del diritto. E certo, e di autorità non può esistere. Quando il vertice dell'autorità non c'ha nessuna responsabilità, che cazzo vuole di responsabilità ci abbia l'ultimo della piramide? Ma scherziamo, è il principio fondamentale delle costituzioni. Certo. Perché sennò era inutile che tanti poveracci morissero, infatti, soprattutto in Italia, infatti, per fare la Costituzione a Carlo Alberto. Infatti. Se il re è un re assoluto, cioè non risponde dei suoi atti, allora siamo ancora nell'assolutismo pre-rivoluzione francese. Non a caso abbiamo un re assolutistico che è figlio diretto, pure se bastardo, di un loro signore. Allora, però trascendiamo tutto questo che abbiamo detto e andiamo sul concreto. Allora, che cosa dice la legge? Che ciascuno è penalmente e personalmente responsabile delle sue azioni. E lo stesso vale per il codice civile o per il codice amministrativo. Cioè, uno è responsabile solo per le azioni che fa, non per quello che pensa o gli viene addebitato che abbia fatto. Deve ovviamente essere dichiarato con prove inconfutabili che lui ha compiuto quegli atti. Esattamente. Allora, però, quando uno viene poi imputato di alcuni atti che gli vengono appunto addebitati in quanto fattispecie di reato, sia condannato per questi o viceversa subisca sanzioni comunque per questi. E allora,
a partire dal codice Rocco del 1930, che cosa dice il codice penale? L'articolo 140 del codice Rocco... E comunque il codice penale Rocco fu fatto nel 40... fu reso pubblico nel 42. Sì, però è stato redatto nel 1930. Adesso io non so esattamente com'è l'iter, ma so che è stato in piena guerra e abbiamo avuto il piacere e l'onore di un'attività giuridica ad altissimo livello, perché è un codice che è ancora campa. Infatti, perché il codice Rocco, diciamo quello completo, è quello del 42. Questo è il Regio Decreto 1910. Allora un decreto non è una legge, punto. È il Regio Decreto. Ma quello che sarebbe diventato il codice quello Rocco. Che poi è stato chiamato codice Rocco. Allora, questo qui che cosa dice? Articolo 140. Tralascio tutte le varie cose. E a un certo punto, al quarto capoverso, dice: l'interdizione dei pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione. Quindi il caso di un parlamentare è una pubblica funzione, perché ha la funzione legislativa, come il Presidente della Repubblica ancora di più. Quindi in questi casi pure, però... Già Rocco che diceva, Rocco non diceva niente. Allora, invece c'è poi, passano un po' di anni, quindi chiunque poteva essere inquisito perché anche nelle fasi preliminari poteva creare danno. Tralascio, sì. No? DPR 1067 del 53. Anche DPR qui, significa decreto del Presidente della Repubblica. Allora, che dice? Articolo 39. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio professionale provveduti dal codice penale, importano il diritto di sospensione dall'esercizio della professione anche a) l'interdizione dei pubblici uffici per una durata non superiore ai 3 anni, b) ricovero in manicomio, c) emissione di un mandato o un ordine di cattura. Mettiamoli tutti al manicomio, abbiamo risolto il problema. Questo per dire che non serviva nel 53 arrivare al terzo grado di Cassazione, di giudizio in Cassazione, no? Per essere dichiarati colpevoli e soprattutto essere esautorati dalla funzione. Esattamente, no? È ovvio. O di parlamentare, è ovvio. Qua parliamo dello statuto, questo ancora no. Poi andiamo avanti, legge 24 novembre dell'81, numero 689, articolo 124. Questa è una delle varie revisioni periodiche che si è fatto del codice penale. Articolo 140 è una rivisitazione, dice: articolo 140, applicazione di provvisorie di pene accessorie. Il giudice, durante l'istruzione del procedimento per i reati per i quali in caso di condanna può essere applicata la pena accessoria, può disporre in via provvisoria. Provvisoria significa anticipatrice, cioè che prevede, no? Certo. Diciamo temporanea, ma che anticipa. È quello che non fanno più i magistrati. Tu ammazzi una persona, dovresti. Sta in galera come minimo, se c'è uno. No, le tengono fuori, quello ne ammazza una. Quando hanno ammazzate 3 o 4, cioè, forse è il caso di muoversi. Forse è il caso, sì. Appunto. E allora, può disporre in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate e inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. E mi sembra più che giusto, più che onesto, più che corretto. Però, guarda caso, qualche cosa dice: la sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. Qui già incominciamo a derazzare. 1981. Legge 19 luglio 1997, numero 234. Anche questa modifica degli articoli 268, 89, eccetera, del codice di procedura penale. Che dice? Articolo comma 2 del codice eccetera, il seguente periodo è cambiato nell'articolo 289 quello che era il testo precedente, cioè che cosa dice quello che poi è stato modificato: nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio e servizio, il giudice procede all'interrogazione dell'indagato con le modalità eccetera, eccetera. Quindi già
incomincia a essere sempre più lieve, sempre più distante la responsabilità, no? Poi dice, il codice... Tu si interroga, ma tu ti sei fatto quelle ragazzine? No, allora, il codice di procedura penale attuale, articolo 289, perché quello era del 97, sono passati 18 anni, 17, che si dice? Sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente l'imputato in tutto o in parte le attività ad essi inerenti. E quindi va bene. Però, quindi c'è stato un miglioramento incredibile, però ecco la sorpresina. Immediatamente dopo, nell'89, che cosa dice? E articolo, dunque, decreto legislativo 271 dell'89 dice, articolo 217, applicazione provvisoria di pene accessorie, comma 1, è abrogato l'articolo 140 del codice penale, comma 2, è abrogata altresì ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie. Non parliamo poi del decreto legislativo 235 emesso l'anno scorso. Con le camere piene di delinquenti, come sono, è chiaro che fanno le leggi e loro... A cazzo loro! Cazzo loro, sì. posso aggiungere... Già allucinante! Come no? Eccoti qua. Questo progressivo abbassamento qualitativo del nostro sistema giuridico, come l'abbiamo chiamato l'ultima volta progressione diabolica, non a caso, esatto, ha aiutato e fatto sviluppare una certa cultura e sottocultura nel mondo lavorativo e imprenditoriale italiano, per il quale sempre di più vige la legge del più furbo e del più truffaldino. Esatto. E questo ha aiutato a trasformare il popolo italiano in un popolo di sole e truffatori. Esatto. Come la nostra fama giustamente all'estero. Però non è così, non è finita. Però il pesce, siccome è fete dalla testa, loro che erano quelli più puzzolenti si sono fatti, si sono modificati. Però la legge non è così. Allora, uso e consumo. Perché il diavolo fa le ventole, ma molte volte sbaglia il coperchio, oppure non lo fa proprio. E allora che succede? Succede che in tutti gli ordini professionali di ogni genere e in qualunque attività ci vuole la capacità e la competenza derivante da titoli che ciascuno di noi ottiene attraverso corsi di studio, attraverso esami, eccetera, e serve soprattutto, importantissimo, il certificato antimafia, altrimenti detto il codice di onorabilità e moralità. Non solo il certificato antimafia, infatti noi diciamo che il vero documento, che ovviamente quelli della polizia, vigili urbani, vigili notturni e quant'altro non lo sanno, il vero documento importante è proprio l'iscrizione all'ordine professionale, certo, che prevede appunto il consenso della prefettura. Oh. La prima cosa che ti levano quando tu sei condannato è l'iscrizione all'ordine professionale, cosa che non sa nessuno. Ma allora, infatti qui l'abbiamo citato. Okay. Allora, il discorso è questo. C'è quindi un discorso di capacità e di efficienza nella professione e un altrettanto parallelo e altrettanto importante documentazione di moralità e di onorabilità. È ovvio, perché se, lo spiego per i nostri amici, se l'iscrizione è un ordine professionale, ricordiamoci che l'ordine professionale è un ente ausiliario dello Stato, ancorché privato. Allora, la caratteristica fondamentale dell'iscrizione a un ordine è la competenza, ma la competenza io la posso esercitare solo in quanto sono onesto, perché sennò sono, come buona parte degli iscritti agli ordini professionali di oggi, disonesti lo stesso. Non solo non sono competenti, ma anche se fossero competenti, la società circostante li induce a non essere onesti. Esattamente, come noi abbiamo più volte cioè, come allora, la sanità italiana, l'ingegneria italiana e tante altre allora, cose ci dimostrano. Per concludere il discorso e rendere il tutto omogeneo, abbiamo evidenziato alcuni tasselli del mosaico, ma adesso andiamo ad aggregarli. E che cosa succede? Succede che abbiamo detto inizialmente l'articolo 3 ci equipara tutti
allo stesso livello nei confronti dello Stato e delle sue istituzioni e dell'applicazione delle sue istituzioni. Ma come vediamo così non è, perché? Perché abbiamo visto che intanto le modificazioni stesse della legislazione comporta differenze temporali di comportamento dello Stato nei confronti dello stesso cittadino. Se un fatto fosse successo 40 anni fa aveva un certo tipo di approccio e di sanzione, o un fatto successo 10 anni fa diversamente, qui ancora. Quindi nel tempo questa Repubblica, che si dichiara sempre una stessa identica Repubblica, in realtà ha avuto personalità giuridiche completamente diverse. Esattamente. E quindi già questo è un vulnus teorico fondamentale. No? Questo è il primo punto. L'altro è l'esempio tipico di un degrado lento e progressivo. Esattamente. Quello che noi vogliamo dimostrare, e che poi mi ha convinto Enrico qualche giorno fa, faremo una, diciamo, assunto di tutte le denunce che abbiamo fatto per creare un quadro di insieme più ampio e più da consegnare completo, qualche deputato o senatore, e far evidenziare tutte le varie diciamo operazioni strumentali che sono state messe in atto nel corso dei decenni da questi infami che ci hanno portato alla degenerazione attuale e alla diciamo mancanza di tutela del cittadino infami loro assolutamente mai corretti e contro definita. I quali mai si è squagliata la magistratura, assolutamente, soprattutto il Consiglio Superiore della Magistratura, che è un'organizzazione che noi abbiamo mafiosa, denunciato appunto, fra l'altro oltre, un'organizzazione oltre, mafiosa per rendere spudorato la considerazione che noi abbiamo di loro. Certamente. Cioè noi abbiamo la più bassa considerazione della cassa giudiziaria, è naturale. Allora, ci troveremo in questa situazione. Allora, che cosa? Quindi c'è una prima fase che è quella della metamorfosi di giudizio e di comportamento dello Stato nei confronti del cittadino per comportamenti analoghi, però nel corso dei decenni sanzionati in maniera completamente diversa. La cosa incredibile poi è anche che viene colpito chi è associato ad un ordine professionale in maniera piena, come abbiamo visto qua, per cui anche oggi, nonostante tutto, lo statuto, per esempio, dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei medici prevede la messa in sospensione immediata, cosa che non fa nessuno, in cui, vabbè, però in teoria è che gli ordini stessi si sono trasformati in gruppi mafiosi, per cui, e sappiamo il caso di una marea di medici incriminati per corruzione nei confronti dell'industria farmaceutica, incriminati dove si sono visti gli assegni che prendevano dall'industria farmaceutica per prescrivere questo o quel prodotto, e dove l'ordine professionale, invece di sanzionarli, si è eretto a loro difesa con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Sì. Allora, però comunque nello statuto è, diciamo, sì. caso paradigmatico fu quel medico che prescriveva il Ritalin quando ancora non era legale in Italia e sì. Si faceva portare dalla Svizzera. Esattamente. Quindi, da una parte, quindi c'è lo statuto di questi ordini professionali che prevede comunque che ci sia quel tipo di comportamento, che poi sia tenuto o non tenuto, questo è secondario, però fatto valere avrebbe valore quel tipo di comportamento. In realtà poi vediamo che invece le massime cariche, cioè quelli che veramente quando fanno un errore che sia intenzionale, doloso o quant'altro, e parliamo di MES, dell'approvazione della legge sul MES, che tanti intervistati non sapevano manco che cazzo avevano votato, no? Dei nostri sì, parlamentari. Sono andati le iene, un danno di 140 miliardi di euro in quanti 5 anni, se mi ricordo. Ma questi sono un parco buoi che va al Parlamento ben contenti di rimediare dei soldi che comunque non avrebbero potuto rimediare, e quando entrano quel certo giorno che c'è da fare dobbiamo votare sì a questa legge, sì, punto sì, e basta, sì, sì. Mica vanno a informarsi, sì, sì, certo. Ma dovrebbe essere uccisi proprio per questa loro ignavia. No, il taglio della mano, hai firmato, ti taglio la mano subito. No, il taglio della mano, cacciare gli occhi e tagliare i piedi. Il Parlamento assomiglia molto a quella che era la reggia di Versailles, in cui il Re Sole creò questa reggia in cui
i suoi nobili, per controllare i nobili in modo che non gli rompessero i coglioni, li portava lì, questa regge enorme tra le bambagie e le feste, e gli faceva, li riusciva a controllare come cazzo volevano, e i nobili appunto non rompevano più i coglioni. Però c'è una piccola differenza, non era così, dal Re Sole fino a Luigi XVI sono sempre comportati così. Però lì c'era una piccola differenza, che non c'era una costituzione e non c'era uno statuto, perché non si prevedeva che il nobile avesse dei comportamenti etici, nessuno l'aveva mai chiesto, è ben diversa la cosa. Ma quindi ecco, quindi abbiamo... Io ricordo che lì in quella reggia c'era uno che si vantava, un uomo di una sessantina d'anni, di non essersi mai lavato. No, anche lui, anche Re Sole. Vabbè, anche Re Sole di che il poveraccio. Ma penso che pure nel nostro Parlamento qualche personaggio del genere ci possa essere. Sì, vabbè, ma che per 60 anni non si sia mai lavato, non credo. No, quindi... allora, per essere, diciamo, sintetici e concludere... Sì, dobbiamo concludere. Quindi noi abbiamo una classe dirigente invece che può essere messa sotto inchiesta solo da loro stessi, ma quando mai si è vista una cosa del genere? Cioè il giudice deve essere terzo, non esiste. Sovranità. Cioè tu immagina la Costituzione approvata, repubblicana romana approvata subito dopo il 504 con l'arrivo di Porsenna e che fece appunto Roma grande per 4 secoli e mezzo. Il più grande popolo mai esistito per 4 secoli e mezzo in qualunque epoca e in qualunque luogo in giro per il mondo, va bene, non mi veniva la parola esatta, vabbè, comunque insomma, perché all'articolo 1 dicevano che il primo che si fosse deciso a nominarsi re andava ucciso sul posto, appunto sul posto. Vabbè, noi possiamo sempre applicare questa legge. Ci capitasse andare al potere, noi abbiamo un riferimento altissimo. Allora basta. Oh, dobbiamo chiudere. Tito Livio è stato un grande anche nel raccontare. Dobbiamo i fatti. Certo, bravissimo. Allora, per tornare al discorso e finire, quindi noi abbiamo una classe dirigente che può essere messa sotto indagine solo da se stessi e soprattutto il Presidente della Repubblica, che addirittura è il responsabile assoluto di nulla, è il responsabile assoluto di nulla, nessuno lo può chiamare in causa per nulla, ma soprattutto le cose più importanti è che invece anche sotto il profilo giuridico invece esistono queste regole, solo che vengono messe nel sottoscala del sottoscala e nessuno dice niente e occultate e nessuno dice niente. Perché che cosa dice invece il testo vero della legge? L'articolo 140 dice sì, è vero, nei casi decaduti eccetera, allora però occorre appunto far rimarcare un punto di non secondaria importanza, cioè che non si capisce come mai, e qualcuno dovrebbe spiegarcene con argomentazioni sostenibili e convincenti, come sia possibile essere dichiarati decaduti, come è stato dichiarato decaduto Silvio Berlusconi, dalla carica di senatore ed essere estromessi dal Senato per indegnità morale, perché questa è la motivazione effettiva, e contemporaneamente, successivamente, continuare imperturbabilmente, impassibilmente ed apparentemente intangibilmente a presiedere un partito politico. Quando esiste un articolo della Costituzione, il 48, che sostiene omissis o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Oh, e cazzo, più indegnità di morale, il Parlamento l'ha messo in decadenza perché è indegno morale, quindi un partito politico dovrebbe essere un'istituzione sociale morale o no? E se si è immorali per il Senato, si può precedere un partito? E poi come si fa? Come fa un interdetto e un decaduto dalla carica di senatore per indegnità morale di essere presidente di un partito politico? L'interruzione dei pubblici uffici produce, per chi non lo sapesse, la perdita dei diritti elettorali, e questo lo dice il codice penale, non è che lo dico io, di ogni altro diritto politico, e fra cui nello specifico i diritti politici dell'elettorato attivo, l'elettorato passivo, i diversi referendum abrogativi, la libertà di organizzazione in partiti, che è questo che c'è, diciamo, l'argomento che ci riguarda in questo momento, il diritto di petizione e il diritto di accedere ai pubblici uffici. Quindi che cosa vogliamo discutere?
Nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena è compreso tutto questo. Se il signor Berlusconi è stato estromesso dal Parlamento e decaduto, non può fare, non lo può fare. Oh, se la legge vale, altrimenti domani quando noi becchiamo una multa diciamo vaffanculo al vigile, no? No, certo, è lo stesso senso. Quindi, finito, concluso, questo per dire che viviamo in un sistema di assoluta illegalità diffusa, dove vale la legge del potere e basta, non c'è Costituzione, non c'è dignità, non c'è diritto, non c'è legalità in questo paese. Comanda la mafia.